Buongiorno a Stefano Petrucci, buongiorno Stefano. Ciao Alice, buongiorno a tutti. Come stai Stefano? Abbastanza bene. Bene, bene, sono contenta. Allora, io partirei dai titoli di diversi quotidiani di oggi. Tra l'altro c'è uno splendido articolo con tanto di specchietto di dati sulla Repubblica, sulla questione dei campionati, a partire da quello italiano, perché ci interessa il giusto, sinceramente, dell'eliminazione della Lazio, non è proprio per quello, però da lì si parte per fare un discorso, un'analisi più ampia, che va a sottolineare il fatto che il campionato italiano e l'Italia, le squadre italiane, sono assolutamente al di sotto di qualsiasi squadra, qualsiasi campionato europeo. Questa è una fotografia impietosa, ma che poteva essere messa a fuoco anche da altre situazioni, dalla situazione della Lega, dagli introiti che le società di calcio riescono a garantirsi, salvate soltanto dalle televisioni, da Sky in particolare, del contributo enorme che Murdoch da anni riserva al campionato, tenendolo anche inevitabilmente per qualche verso sotto scacco. Certe pianificazioni ispirate dalla televisione sono a volte molto malinconiche, no? per chi deve seguire il pallone, perché poi magari il calcio e gli eventi a livello locale amerebbe seguirli anche dal vivo, no? Orari spostati sempre sulla base delle esigenze televisive, ma per il resto se quello è il motore del movimento, è inevitabile accettare questa realtà. C'è la questione dell'impiantistica, c'è la questione comunque di una gestione d'immagine che è penosa. Noi ci sono delle cose che ancora funziona radiamente, anche insomma senza esprimersi a livelli stratosferici a nazionale, ma viene quasi voglia di chiedersi, sempre più spesso ci capita, di chiedersi come mai, perché insomma il movimento nel suo complesso è un movimento mediocre, nei valori tecnici, mediocre nella struttura, disastroso nell'impiantistica. Sì. Guarda quello, sì, spesso quello che accade anche intorno al calcio, no? Come episodi che ormai in altri paesi sono stati molto molto circoscritti, parlo insomma di paesi dove si gioca un calcio importante, ecco, di paesi dove il calcio è ancora comunque un fenomeno sì popolare, ma anche abbastanza periferico. Qui questo è, e quindi purtroppo questa realtà ormai la conosciamo da tempo. È una fotografia agghiacciante, ti vado a leggere qualche dato, perché su quello poi mi sono soffermata questa mattina. Per quanto riguarda i debiti, milioni di euro, la Bundesliga ha 623 milioni di euro di debiti, la Serie A ne ha 2600, ma il dato ancora più agghiacciante è la media del pubblico, degli spettatori, 44.293 per la Bundesliga, 22.493 per la Serie A. E voglio dire, non è una questione soltanto di meteo, ad esempio, perché di condizioni magari di andare favorevoli, di andare a vedere una partita, perché in Germania si gioca con la pioggia, con la neve, col freddo, il clima italiano se lo sognano. Nonostante questo però gli italiani non vanno allo stadio, perché gli impianti fanno schifo, perché non c'è ordine pubblico, perché comunque non c'è servizi, Alice, non ci sono servizi, esatto, se devi comprarti una birra o un panino, ti mangi la monnezza e te lo paghi come una cena in un ristorante importante. Non c'è il parcheggio, devi fermarti a 1000 chilometri dall'impianto, è tutto così. Poi tra l'altro il dato inquietante che tu dici, quello che è attinente ai debiti, è ancora più impressionante se paragonato a quelli che sono gli introiti, perché i debiti, esatto, hanno ovviamente un peso e sono debiti importanti, anche se insomma è da ridere detto da noi, anche i debiti della Bundesliga, ma gli introiti sono spaventosi. La Bundesliga è il primo campionato d'Europa come capacità di raccolta pubblicitaria, cioè le società professionistiche tedesche si dividono, hanno appunto dividendi da questi ricavi che vengono gestiti direttamente dall'organizzazione centrale a livello di contratti, che sono superiori a quelli di cui usufruiscono i club inglesi, quelli spagnoli, anche di campionati che teoricamente, anche per l'appeal che hanno televisivo, ad esempio, sembrerebbero più importanti. In realtà la Bundesliga fattura come nessuno, perché sono i più organizzati. E i loro impianti, persino prima, ecco, al di là del fascino di alcuni stadi inglesi, che sarà sempre così assolutamente imperituro nei secoli, no? E anche della bellezza di diversi, tanti impianti spagnoli, gli impianti tedeschi sono perfetti.
non c'è l'impianto, sono stadi riscaldati, stadi che c'hanno, alcuni adesso come gli stadi americani hanno addirittura montato degli impianti straordinari di condizionamento, ci sono parcheggi, ci sono ristoranti, ci sono ma stadi anche di club di cui si parla pochissimo. Io penso alla Bayer Arena, allo stadio del Bayer Leverkusen, io ci andai 10 anni fa a trovare Rudi Feller, no? Con tanti colleghi, tanti amici che anche conosci e che magari sentiamo anche spesso alcuni tutti i giorni in questa radio, e c'era ed era una cosa pazzesca, cioè sono impianti che non sono neanche paragonabili, con gli uffici dentro. Feller, che lavorava appunto per la Bayer, no? la potentissima industria delle aspirine, che è anche titolare del club, insomma il primo sponsor da sempre, aveva un ufficio dentro che era una suite con vista sullo stadio, che era una cosa pazzesca. Ma intorno non è che c'era soltanto gente del calcio, c'erano anche società e imprenditori che avevano affittato questi appartamenti che stanno dentro lo stadio, che si trasformano appunto in finestre sullo stadio quando ci sono le partite, ma che vivono 7 giorni su 7, perché c'è tutta un'attività commerciale, perché invece che affittare un ufficio in un centro servizi, lì si affitta perché hai possibilità di parcheggio enorme, ci sono i ristoranti e i bar che sono aperti tutta la settimana. Cioè è una realtà che, se pensi che parliamo di Leverkusen, insomma, no? Cioè, si può arrivare quasi in macchina, ma insomma con l'aereo è una roba di un'ora e mezza di volo, e sembra in altro pianeta. E sto parlando appunto di una realtà, non ho parlato del Bayern di Monaco, del Borussia Dortmund, dello stadio dello Schalke 04 con i più belli del mondo, parlo della Bayer Arena, che era così già 10 anni fa. Adesso poi immagino, io non ci sono più tornato perché non è che mi è capitato ovviamente spesso di seguire il Bayern, no? Però siamo a livelli di che ti viene da arrossire, no? Quando vedi queste realtà. Assolutamente, tra l'altro niente, ricadiamo sempre sullo stesso discorso, una questione di organizzazione, probabilmente è proprio il calcio la fotografia del nostro paese, l'Italia non è un paese organizzato sotto nessun punto di vista e questo si riflette anche nel calcio. La domanda ti volevo fare, perché poi c'è stato un esodo dei nostri campioni, praticamente dal nostro campionato hanno scelto altre destinazioni, una su tutte è Parigi, il Paris Saint Germain, che però a livello di campionato non è che è tanto più affascinante la Ligue 1 della Serie A. È no, veramente anche lì soltanto una questione di organizzazione, di vetrina e di prestigio? È anche una questione probabilmente di carattere fiscale, perché è un argomento che noi spesso tralasciamo, insomma fu una delle tante fesserie che sono state raccontate alla gente in questi anni, è ad esempio quella che i russi, no, con Kerimov in particolare, che poi ha fatto l'operazione pazzesca dell'Anzi, no, l'operazione sua, del suo gruppo, che fosse scappato, tu ricorderai, insomma la vigilia di una famosa partita della Roma a Parma, perché spaventato dall'arrivo della Guardia di Finanza mandata dagli Sacchini. Lì le vicende, se ci sono vicende, insomma, diciamo di retroscena, riguardano tutt'altra realtà. Uno come Kerimov si fa un baffo della finanza italiana, anche perché non credo che ci avesse, almeno in quella fase, avesse con nessun tipo di problema, niente, assolutamente nulla da nascondere. Ovviamente il problema è che la fiscalità italiana e in generale la possibilità di investimento in questo paese ci ha ormai ridotti a livelli del terzo mondo. Nelle classifiche che vengono malinconicamente snocciolate ogni anno alla fine, però tra Natale e Sinistro, insomma, dai vari istituti, no, di ricerca, emerge che l'Italia credo che sia oltre il 150° posto nell'elenco di quelli dei paesi dove conviene investire. La realtà è questa qua, insomma, il problema è sempre questo: nei confronti dell'investitore straniero, e la Roma ha fatto eccezione perché di mezzo c'era una banca che, dovendo appunto tutelare i propri interessi, se ne è fregata, insomma, di certe regole. In Italia c'è in particolare un sistema di blocco che impedisce certi ingressi, perché l'idea appunto del riccone, dell'arabo che che entra nel calcio non disturba molto chi del calcio ha fatto una torta che viene sempre spartita tra le stesse persone. La vecchia battuta di Galliani fotografa una mentalità del nostro paese, ma anche un sistema di protezione, no, di certi interessi. Quando disse attenzione perché si alza troppo l'asticella, no, il discorso riguardava appunto quando si parlò della possibilità che personaggi non arabi, ma appunto parliamo di Kerimov e poi di Giorgio Soros, si avvicinassero a questa realtà.
realtà. La Roma si è salvata perché appunto c'è un interesse in ballo, perché tra l'altro questo gruppo è un consorzio, quindi da meno nell'occhio, perché magari a Bill Gates avrebbero fatto delle opposizioni. E anche, non l'abbiamo mai detto perché mi sembrava anche ridicolo dirlo, ma io non ho avuto mai nessun dubbio che qualora fosse stato vero quello che ottimisticamente un celebre giornale italiano ha detto potesse essere un personaggio che poteva comprarsi tutta la Serie A, la Bundesliga e farle giocare nel giardino di casa, non l'avrebbero mai fatto avvicinare a un'ipotesi di investimento alla Roma se avesse avuto queste potenzialità. Il problema, siccome avevamo capito che trattavasi di poveraccio, e allora è andato avanti così, anzi è servito anche come elemento, perché questi episodi vengono sfruttati mediaticamente anche per lanciare dei messaggi. Quindi avete visto che serve, tenetevi gli italiani, mandiamo le squadre italiane, non facciamo entrare questi cialtroni che non hanno poi queste disponibilità, poi ci sono gli emiri che scappano, quelli che non esistono. La verità è che, ripeto, ai potenti del calcio non ha mai fatto piacere l'idea che uno che potesse spendere 300 milioni per la campagna acquisti potesse mettere radici in Italia, soprattutto operando in un club importante che ha anche una visibilità pure nei confronti dell'estero, quindi che potrebbe richiamare poi un giro. Lo fa la Roma. Con i miseri risultati sportivi che c'ha, la Roma è ancora per il nome che porta e per la città dove vive, no? Ha un appeal dal punto di vista delle sponsorizzazioni. Infatti è l'unico grande risultato ottenuto finora da questa gestione è quello appunto di aver stipulato degli accordi che danno alla Roma indubbiamente una grande visibilità internazionale. Pensa di una squadra che avesse la possibilità a fianco di queste iniziative, ecco, adesso di scegliere uno dei 3-4 allenatori più importanti del mondo e affidargli 300 milioni di euro per la campagna acquisti, non sarebbe finita, ci sarebbe il suicidio di Galliani e di quanti altri. Ecco, la realtà è sempre stata questa. Però questo diventa il gatto che si morde la coda, perché come è indubbio che con tutta la simpatia nessuna che me lo contraddistingue, uno come Berlusconi abbia cambiato il calcio, no? Quando lui entrò, come ha cambiato, mi verrebbe da dire, ahimè, le regole della politica italiana, ha cambiato il calcio quando, entrando in quella maniera, scompaginò, perché era uno che pagò un portiere che era Toldo, una cifra che per il portiere non era mai stata spesa in Italia, cambiò proprio una serie di operazioni con grandissimi risultati dal punto di vista sportivo. Pensa di cosa sarebbe accaduto se appunto al fianco al Berlusconi, che è un po' l'arabo, diciamo se vogliamo, della Lombardia, della Padania, se fossero arrivati gli arabi veri o comunque investitori nelle condizioni di rovesciare completamente il sistema, di farsi lo stadio con mezzi propri senza dover passare attraverso 2000 vicoli stretti. Tu guarda la commedia che c'è sta intorno a questa vicenda, il sindaco che annuncia che il progetto è pronto, il progetto adesso poi apprendiamo che sarà pronto a luglio, perché è la disperazione questa, no? Perché le elezioni sono certo. A fine maggio, quindi il progetto bisogna dire che è pronto, non l'ha visto nessuno questo progetto, perché sta ancora negli studi di Maes, non l'ha visto nessuno, Alemanno gli hanno raccontato, ma non può vedere una cosa che ancora non è stata consegnata, no? Però siccome ci sono le elezioni in arrivo, bisogna cavalcare anche questa cosa, sempre ovviamente sulla pelle della gente, perché poi è un'altra cosa che si ritorce contro la Roma, tu vedrai, esatto, che se poi c'è un ritardo, tra qualche settimana ti arrivano i messaggi: ah, questi sono dei buffoni, lo stadio non hanno mai annunciato che avrebbero presentato lo studio ad aprile, come ha detto qualcuno questi giorni. È il solito balletto, perché ovviamente sulla pelle della Roma e attorno allo sport, lo sport viene in Italia non viene considerato per questo, è uno strumento di potere, è una spesso una scorciatoia verso certe situazioni anche di carattere elettorale, se non soprattutto, ma poi in realtà quando poi sono finite le tornate elettorali non frega più niente a nessuno. Cioè, degli stadi di Roma e Lazio si è parlato 4 anni fa, quando c'è stata l'elezione amministrativa, e se ne parla oggi con grande forza perché ci stanno le elezioni amministrative. Poi in mezzo non è successo niente, addirittura la Lazio si è proprio fermata in quell'ipotesi di costruzione, la Roma è andata un po' più avanti, ma comunque non è che può fare passi da gigante, anche perché nel frattempo si è bloccata la legge sugli stati in Parlamento, non è successo niente. Però i politici ne parlano sotto lezioni, ovviamente, questa è la cosa. E poi che il calcio faccia schifo e ci sbatta in faccia dei dati inquietanti, no? Di paragone ai grandi paesi europei, non frega niente a nessuno, perché tanto tu lo vedi come l'interesse della politica è un altro, insomma. In questo momento è quello della sopravvivenza
di certe realtà, non frega niente del paese, pensa un po' se si preoccupano per lo stato del pallone. Tra l'altro era proprio su questo che volevo arrivare, dalle dichiarazioni di Alemanno e alla risposta anche di Marchini, che praticamente dice si potrà fare se il progetto soddisferà tutti i requisiti di mobilità, considerando la zona di Tor di Valle, fattibilità e vantaggi per tifosi e cittadini, altrimenti niente. Questo mi fa capire che insomma, saranno molto lunghi i tempi, se mai ci saranno. Io ho molta simpatia per Alfio Marchini, con quella bella faccia da attore, gioca pure a polo, è uno sport che mi diverte, che devo dirti, però poi queste cose le sappiamo, ci mancherebbe pure quello che è un legittimo obiettivo delle società di calcio, la Roma in particolare, ma soprattutto deve essere un elemento, no, di rafforzamento di una certa realtà, anche di una passione, se vogliamo, il convogliare una passione, no, finalmente su un posto di proprietà che può avere tanti significati, può anche formare finalmente anche una cultura, chissà, una cultura diversa dal punto di vista calcistico, almeno in questa città. È evidente che non può poi incidere tutto questo, l'altra faccia non può essere un disturbo ulteriore in una città incasinatissima del traffico, un problema per i residenti della zona, per chi lavora in quella zona, come magari gli operatori di quello che è l'ex ippodromo, visto che è chiuso da gennaio, di Tor di Valle, con tutti i problemi collegati alla crisi quasi irreversibile, sembrerebbe, del mondo dell'ippica. Però ce lo dice Marchini, ma lo sappiamo da soli, insomma, è evidente che ci sono tante cose da rispettare in questo progetto, ma a me quello che preoccupa è tutto il resto, cioè l'appoggio che viene sbandierato soltanto sotto elezioni e poi in realtà i 2000 vincoli che... Io credo che non sia un paese poi particolarmente civile, un paese che qua a fronte di un'opera che comunque riguarda la crescita di un fatto anche socialmente importante come il calcio, dica sì, l'infrastruttura le deve fare il privato. Cioè, nel senso che anche all'estero c'è una partecipazione dei privati, i soldi li mettono i comuni, i soldi li mettono le regioni, i soldi li mette il governo, quando si ritiene appunto che quest'opera, al di là dell'interesse precipuo del club, che peraltro paga, perché poi lo stadio comunque va pagato, perché non è che Parnassi lo fa e lo regala alla Roma, questo è evidente, no? Però poi c'è una partecipazione, ma c'è una partecipazione importante da parte delle istituzioni. Qui si dicono, insomma, cioè io vorrei sapere, ma dove è che il costruttore di uno stadio deve fare strade, gli impianti di illuminazione, preoccuparsi della mancata delle sondazioni del Tevere, fa i ponti per il raccordo anulare, cioè lo deve fare Parnassi tutto questo. Se questo succede in Italia, dice, beh, noi non abbiamo i soldi per farlo, ho capito, ma così le cose sono, è perché il paese che è uno sfascio. Cioè, io capisco, perché poi ripeto, le spese dell'impianto poi le paga il club, non è che le paga il sindaco di Roma. Però è follia che tutto quello che riguarda le infrastrutture si deve occupare chi fa lo stadio. Cioè, quello dovrebbe essere un'operazione congiunta. Sì. Perché in questo modo il comune che fa? La regione che fa? La provincia, perché qui abbiamo pure le province ovviamente, che fa? Firmano le autorizzazioni, i soldi li cacciano i privati. E vabbè, è bellissimo. È perfetto. Ti volevo riportare un messaggio di Momi che ti scrive fin dalle 7:30 di questa mattina. Lo scorso anno Sabatini parlava di giocatori di alto profilo e trattava Van der Wiel. Dal ritorno di Baldini dagli Stati Uniti si torna invece a parlare di giovani. I giornali scrissero di un budget inferiore al primo anno. Anche quest'anno conosceranno il budget all'ultimo. Leggevo di allenatori importanti, poi filtrano nomi minori. L'impressione, piano A, se entrano soci, piano B, senza soldi freschi. Puoi chiedere a Stefano cosa ne pensa? Che sono valutazioni, ecco. Non so, faccio come tanti miei presunti colleghi che spacciano le sensazioni e magari i loro desideri per notizia. Può darsi che ci sia questa cosa, ma intanto il budget non è mai stato quantificato in questi anni. Cioè, poi ci sono delle disponibilità che nascono dalla realtà. No, bisogna fare la ricapitalizzazione, sulla base di quello si opera, ma non è mai stato detto spendete questo, no? Quello è stato raccontato un sacco di volte. Poi la cosa disturba ovviamente chi deve mantenere il punto sul fatto che e non è il caso ovviamente di questo nostro interlocutore. Il fatto che questi siano degli zozzoni, che non hanno una lira, che non sanno come fa, insomma, però la Sabatini ha detto fate calcio.
Io credo che anche questo discorso i giovani sia un discorso sbagliato profondamente. Penso che come lo dicevamo ieri, le campagne acquisti non si devono fare sulle etnie, perché questa non è neanche una società matura per fare queste valutazioni, perché dal passare dal discorso generico se è più adatto l'argentino o il brasiliano a un certo tipo di calcio a diventare razzisti ci vuole niente, perché guarda quello che succede normalmente negli stati, le battute che si fanno ancora sui giocatori di colore. Quindi eviterei, perché ci sono i giocatori bravi, che poi siano brasiliani, argentini, diciottenni o trentenni, cambia un cacchio, ci vuole gente che sia pronta. Oggi ci sono dei nomi sui giornali, io so più di, ad esempio, del più giovane in questo caso, no? Che del più maturo, no? Questo Jean, chissà come leggeranno i brasiliani, della Fluminense, no? Sì. Di cui parla oggi Boccardelli, che è un giocatore importante, se ne parla molto, ha avuto dei premi, è un giocatore che adesso non so se questa credo sia la prima vera stagione importante, l'altro è già un pupillo. Di Scolari, no? Nella Serie Sao, la regista del gremio, lì per due c'è la differenza d'età, uno c'ha 20 anni e l'altro ce n'ha 26, però io francamente io Jean non l'ho mai visto. Ho visto Fernando, a me sembra un giocatore molto, molto importante, l'ho visto anche con la nazionale. Sì. Lì è il solito discorso, insomma, vediamo adesso, io credo che la Roma sia una massa veramente magmatica dove purtroppo passa tutto, perché i tanti errori, le tante frivolezze messe in campo dalla dirigenza in questi due anni ha portato a far passare delle cose inquietanti, ecco, per cui è veramente buono tutto. Aspettiamo un secondo, io francamente credo che al momento non ci sia nulla di definito, però una cosa lo so per certa, che la Roma si è mossa tanto anche in questi mesi con Sabatini, cioè la Roma già in questo momento sarebbe nelle condizioni di chiudere due o tre operazioni molto importanti. Sì, assolutamente. Tra l'altro ci sono diversi nomi. Claudio, ad esempio, ti dice a fronte di una partenza di De Rossi e di Osvaldo, prendiamo Nainggolan e Dennis. Ti piacciono? No. Quindi di qualità Dennis, al di là della partenza di loro due, dico indipendentemente, sono due giocatori che ti possono non mi fanno impazzire nessuno. A parte Nainggolan non mi domando come lo prendi, con chi tratti con Cellino? La Roma ha dei rapporti con Cellino ancora? Cioè, quanto ti chiede? Ha chiesto 15 milioni alla Juventus, con la quale c'ha rapporti eccellenti, pensate con la Roma, visto che ha ironizzato pure sulla sua con tutto quello che è successo. Credo che non sia francamente il Cagliari una sponda che di mercato. E Dennis è un giocatore molto interessante e anche molto sottovalutato, ma dipende che cosa vuoi fare, cioè, come giochi. Tu c'hai destro? Giochi con destro e Dennis in quale sistema? Dipende che tipo di squadra vuoi costruire. Facessi una squadra alla Lippi, ad esempio, che giocava con i due pistoloni davanti, no? Con la doppio centravanti, allora ci puoi provare, ma solo in quel caso, perché Dennis perché dovrebbe venire? Viene a Roma a fare la riserva di destro o tieni destro un'altra volta, un altro anno a Bagnomaria, così per convincere definitivamente che è bene che vada a crescere da un'altra parte, no? Non mi sembra. Poi dal punto di vista tecnico comunque, insomma, con tutto lo scadimento di condizione di Osvaldo e di Rossi scendi parecchio. Sì, assolutamente. Ci stanno poi altri nomi, cioè più che altro si parla di mercato, ma invece di fare un mercato di giocatore, ad esempio, non sarebbe meglio, dice Giuseppe Intoppa, iniziare da un mercato dirigenziale? Insomma, lo devi decidere Pallotta, non io. Io ho delle grandi perplessità su questa gestione, l'ho detto 100 volte. Parlo del management di Trigoria. Però se mi dovessi chiedere oggi, come francamente lo sapevo, se mi avessero chiesto un anno e mezzo fa chi prendevi, io ripartivo da Baldini, esattamente come hanno fatto questi nuovi proprietari. E Baldini adesso non va bene, chi prende il posto di Baldini francamente non lo so. Perché dovrei andare a ripensare a qualche dirigente che abbiamo già visto. A me, sai, non piacciono i ritorni per quanto riguarda i giocatori e spesso anche gli allenatori, ma forse come dirigente ci sarebbe qualche nome. In questi giorni mi è venuto in mente, ma non è che c'ho grandi, io credo che bisognerebbe anche lì lavorare con una grande conoscenza, cioè, serve sicuramente un tecnico nel senso di esperto di carte, di gestione, anche con una sua esperienza, una sua autorevolezza al vertice della società. Baldini è veramente una presenza friabile, molto, sì, molto volatile, e poi servirebbe probabilmente anche una figura di carisma importante che faccia un po', che integri un po' integri Sabatini, che si deve dedicare essenzialmente al mercato, e servirebbe una figura che fosse di riferimento anche per la squadra e per il tecnico, per l'allenatore. Vogliamo buttare due nomi, che dici? Buttiamo, dai, sì. Dai,
Ma ci pensavo perché sto parlando, però ho toccato questo argomento con degli amici come Augusto Cera Dennisi qualche giorno fa. Ah, dico due minchiate così tanto per gettare un po' di cose questa. Dico Fabrizio Lucchesi, direttore generale, con una figura essenzialmente tecnica, è l'uomo che ha portato la Roma in borsa, che ha fatto tutta la preparazione tecnica e conosce tutti i segreti di Trigoria, che anche fisicamente nelle condizioni di sbatte qualcuno al muro se rompe le palle, è un grandissimo conoscitore di regole, di carte federali. Seppur ha collato vicende tipo quella dei Rolex dove lui c'entrava una mazza, ma insomma è una persona assolutamente affidabile, di grandissima serietà umana e professionale. Come grande non deve far comunicatore alla Baldini, non deve consigliare i ristoranti, non si deve occupare di gestioni di viaggi e di villaggi vacanze, deve fare il direttore generale, tecnico, sulle carte. E poi una figura, la Falcao, non per mettere da ride, che faccia quello che era stato proposto a suo tempo a Peruzzi, ma Peruzzi magari perché è sempre stato romanista, ma ha avuto un passato, mi pare, anche in qualche altra squadra non proprio legatissima alle vicende romane. Invece Falcao che fa che è il testimonial della Roma, è l'uomo immagine al fianco di Totti, al fianco del nuovo allenatore, al fianco della squadra, uno che se deve spiegare ai giocatori che cosa significa avere una mentalità vincente, credo che lo possa fare, visto che a Roma la portò lui prima di ogni altro. Per un episodio ancora felice che festeggeremo, di cui festeggeremo tra qualche giorno la ricorrenza, no? Lo scudetto di Lidlman. Sì. Poi certo, se il terzo sarebbe Lidlman, ma Lidlman purtroppo non può tornare da dove si trova in questo momento. Però serve uno che ci abbia grande carisma, perché temo che tanto non arriverà a Lucchesi e meno che mai penseranno a Falcao. Sarebbe un bel quadro però quello disegnato da te, delineato da te. E invece tornando... Forse avesse smesso Totti, avrei messo Totti al posto di Falcao, ma io sogno prima che Francesco Totti giochi a pallone ancora parecchio. D'accordissimo con te, ci serve in campo per il momento, poi un giorno gli toccherà anche dall'altra parte. Massimo Della Seta ti chiede, secondo te Stefano, chi deve lasciare la Roma? E poi lui dice, per me Taxidis, Cococello, Obont. Lungo sarebbe l'elenco, tanti altri anche. Tanti altri, siamo partiti da questi, insomma, sì. Ma tanti altri. Bisogna anche decidere che succederà con i portieri, perché un problema di la suggestione di Giulio Cesar, che devo dire, c'ho un Murillo che ero convinto che fosse un po' bollitello, ma devo dirti che visto anche parare del campionato inglese, pure in nazionale, a parte insomma il gol di Balotelli, ma quello si può prendere tutto sommato. Il problema è che però se prende un gol come quello di Balotelli, Giulio Cesar, non dice niente nessuno. Se prende un gol come quello di Hernanes e Stekelenburg, si dice che Stekelenburg è una pippa. Non c'è paragone tra le due conclusioni. Quella di Hernanes era molto più pericoloso, ovviamente molto più imparabile. Però c'è un problema di extracomunitari. La Roma dovrà fare delle valutazioni, perché se prende giocatori dall'estero non è che c'hanno un doppio passaporto. Giulio Cesar non ha mai preso il passaporto comunitario, essendo andato all'estero è ritornato in questo status. La Roma non si può tagliare una delle due caselle per prendere un portiere di 34 anni. Allora avrebbe più senso forse andare a prendere, adesso non so com'è Rafael del Santos, se c'ha la possibilità di avere un passaporto comunitario, ma insomma io a questo punto mi giocherei la carta per più un giovane, perché l'ideale è, certo, se lui non fosse stato extracomunitario, decidendo magari di mettere sul mercato Stekelenburg, quella di prendere Giulio Cesar, che c'ha voglia di venire a Roma a far la chioccia a un portiere giovane brasiliano, era un'idea molto carina, però ripeto, non mi brucio un posto di extracomunitario per prendere un portiere. Assolutamente. Tra l'altro oggi si parla di diversi giocatori in possibile partenza. Vabbè, Osvaldo che prende un separato in casa, Stekelenburg che già a gennaio aveva le valigie pronte per Londra, destinazione Tottenham. Si parla di De Rossi e c'è chi parla anche di un possibile scambio. Tra l'altro ti chiede un tuo parere proprio di Ago79 su Tutto Sport, se non sbaglio, se ne parla di uno scambio fra Osvaldo e Quagliarella. Ma se ne parla da mesi, Osvaldo Quagliarella, non lo so, anche lì deve decidere l'allenatore. Al lume di naso, insomma, non sopporto l'ultimo Osvaldo e non mi fa impazzire manco Quagliarella. Dipende come vuoi giocare, che cosa vuoi fare. Se l'allenatore che tu contatti e che a cui affidi finalmente le chiavi di Roma, speriamo per più di qualche mese, perché anche Luis Enrique è rimasto un anno, ma insomma dopo 4 mesi aveva già deciso di andarsene, e uno che rimanga lì 2 anni e ti dice sì, uno come Quagliarella, ricordiamoci l'età. Ricordiamoci che non è uno dubbiamente che va sovente, anzi quasi mai in doppia cifra come gol segnati, ha delle caratteristiche molto precise,
non lo so, insomma, ecco, non, mi domando se la Juventus, che è nettamente più forte della Roma, ritiene di potersi rinforzare con Osvaldo, al lume di naso mi verrebbe da chiedermi perché io devo dargli Osvaldo a lei e prendermi io Quagliarella, perché se fosse così meglio Quagliarella, sì, perché non se lo tengono loro, visto che è già integrato, che l'hanno pure pagato parecchi soldi quando lo presero, no? Facendo pure qualche casino, ricorderai, no? I problemi, sì, della tifoseria, sì, del, sì, Napoli, come prese, sì, questo passaggio di Quagliarella a Juve. Che francamente, insomma, ecco, fosse fortissimo Quagliarella al punto di poterlo scambiare con Osvaldo, allora perché non se lo tengono loro Quagliarella? Cioè, io delle domande me le faccio, francamente. Non è un'operazione che mi fa. Certo, in questo momento Osvaldo si può scambiare con chiunque, perché non è un giocatore, non è, è un problema. Però in assoluto non è una cosa che mi fa impazzire, perché poi cosa fa Quagliarella? Fa il titolare inamovibile da Roma? Puntiamo su destra. Mi pare che sarebbe, no, una prospettiva di crescita enorme, sì, no? Io penso che la Roma c'ha la Mela, c'ha destra, c'ha Totti, insomma Quagliarella che fa la riserva. Non so, ti ho detto, ripeto, se l'allenatore che viene ci sono, a me serve uno perché con quelle caratteristiche mi può essere utile. Assolutamente. Ritornando al discorso che stai facendo tu prima, in molti dicono, ma al posto di Falcao, come vedresti invece Sabino Nela? Potrebbe essere anche lui una. E molti hanno scritto la stessa cosa. Non è uno. È una bellissima figura, è uno che conosce il pallone molto bene, che conosce molto bene la Roma, per carità, certo, non c'ha secondo me fa tutto il bene voglia Sabino, per me è veramente uno dei pochi con i quali ho mantenuto rapporti, in assoluto, guardate che mi mettiamo vicino a Falcao, perché uno con il quale lui non è mai andato d'accordo, all'altro, non si amavano minimamente, ma forse come nome internazionale, insomma, non c'ha lo stesso appeal, però insomma chi se ne frega. Sì, potrebbe essere un'idea anche Sabino, perché no? Assolutamente. Volevo poi parlare con te, chiudiamo con le dichiarazioni, il botta risposta praticamente fra i due prefetti, fra il prefetto Pecoraro e l'ex prefetto Serra, perché tra l'altro il Messaggero riporta l'intervista di, citando proprio Teleradio Stereo, l'articolo, sì, di Stefano Carino, esatto, Nino Santarelli, esatto. Sì. Sì, ma insomma. Sì, dimmi. No, proprio su questa botta risposta sull'organizzazione di questa eventuale, perché io finché non si gioca la partita di mercoledì sera non dico nulla, anzi, su questo eventuale derby e su come in qualche modo le istituzioni cercano di affrontare questo evento. Ecco, un derby in una finale di Coppa Italia in un altro paese, sempre per ritornare al discorso iniziale, sarebbe stato sfruttato in tutti i modi possibili e immaginabili a livello proprio di immagine, di prestigio, di spettacolarità. Certo. Solo in Italia ci facciamo questi problemi perché non sappiamo proprio come gestire alcune situazioni. No, ma non siamo in grado, no? Guarda la Lega com'è, la Lega di che si preoccupa, al limite di spostare una partita, il problema è se non gioca di notte con gli incidenti che sono successi del giorno, di fare giocare in un'altra città, come se in un'altra città gli incidenti si possono fare, poi guarda che cos'è che c'è, dov'è che c'è. Io sai, non so poi, io dico sempre, a me il discorso fatto ieri da Serra è piaciuto direi essenzialmente un passaggio, quando dice lo Stato non può farsi ricattare dai sì, violenti, anche poi sono anche un numero molto limitato, questo è un discorso che si fa ogni volta che si invocano provvedimenti speciali, pene esemplari, le pene devono essere commisurate a quello che si è commesso, le leggi esistono, non c'è bisogno di farne ogni volta, basta applicarle, andare a coltellare la gente per strada non si può fare, non solo nei giorni della partita, mi sembra di ricordare che non si può fare mai, e questa quello è un compito che non spetta né alla Roma, né alla Lazio, né al di là delle battute squallidissime insieme di Lotito e né a nessun'altra entità sportiva, al CONI o a, che ne so, a Malagò, spetta alla polizia, ai carabinieri, alla guardia di finanza, chiunque fa i lavori, queste opere di sicurezza, quello deve fare, cioè lo Stato deve essere nelle condizioni di far celebrare una partita, che una volta era una festa, che addirittura era prevista, adesso credo che abbia altre cose da fare, poi tra l'altro credo che manco lo sarà più forse, quando, anzi non forse, ma ci sarebbe il Presidente della Repubblica nuovo, perché nei paesi civili, no, quando c'è la finale della Coppa Nazionale, c'è, se non il Premier, no, addirittura il Presidente della Repubblica che premia i giocatori, una volta è successo pure a Roma incredibilmente, no? Qui da noi non è, che diventa pure quello un problema, ovviamente, l'ordine pubblico, la sicurezza eccetera, ma questo si fa, no? Che si nasconde, si fanno le porte chiuse perché non siamo in grado di consentire a chi vuole andare allo stadio di vedere la partita serenamente, ma anche a chi vive vicino allo stadio, nelle zone limitrofe, di non vive una giornata con l'elmetto, con il coprifuoco, gli uffici che hanno chiuso prima, i negozi che hanno chiuso il pomeriggio, ma che mondo è questo? Ma dove sta scritta una cosa del genere?
Questo è chiaro, lo stadio qui sta in una zona molto, anche molto centrale, no? Perché fuori Larico è una posizione ormai centralissima a tutti gli effetti, ma si è mai visto che uno non può la sua attività commerciale, magari uno che gliene frega niente del pallone, che gli nasce dentro una rabbia terrificante, deve chiudere la sua attività perché passano i tifosi che magari sfondano una vetrina o magari si accoltellano lì su davanti sul marciapiede, cioè è follia questa. Ma al di là i club possono cercare di provvedere non con iniziative idiote come quelle delle conferenze stampa congiunte, potrebbero cercare di studiare se esistesse un paese, no? Un piano di educazione, no? A livello giovanile, per cercare di fargli capire che cosa dovrebbe essere lo sport e che funzione potrebbe avere in un paese sano e tra gente civile. Però poi il problema dell'ordine pubblico, visto che tanto non è che puoi pensare che prendi quelli che si sono accoltellati, non è che gli puoi sottoporre a un corso, no? Sull'importanza dello sport e su Du Coubertin, perché ovviamente accoltellerebbero anche, forse legittimamente, pure il professore che si mette lì a rompergli le palle. Però è evidente che devono essere neutralizzati da forze dell'ordine, non è, può essere un problema e la soluzione non può essere, perché loro, questo purtroppo, sai che cosa c'è, cara Alice, qui chiudiamo, che questo provvedimento, questa mentalità l'hanno già utilizzata, cioè per risolvere il problema degli stadi adesso si vantano e si riempiono la bocca dicendo ci cioè, sono stati gli incidenti, sono cadute, sono diminuiti come numero, te credo non ci va più nessuno allo stadio, loro hanno desertificato gli stadi, così hanno risolto il problema, hanno reso impossibile le trasferte, hanno limitato il fenomeno in questa, è chiaro, è evidente che stati statisticamente non ci sono meno incidenti, gli stadi sono vuoti e chi se possono menare i guardaline, se menano l'arbitro tra di loro. Esatto, in trasferta non ci va quasi più nessuno, quindi. Questa è la mentalità, per cui di fronte a non si risolve il problema o non lo si limita, come dice Serra, preventivamente, senza fare i DASPO preventivi che sono una cosa da paese dittatoriale, ma evidentemente cercando di isolare il problema e di prevenirlo in qualche maniera, no? Lo sai quali sono le zone calde, lo sai quali sono i personaggi che possono, certo, in questi casi interferire anche al di fuori del calcio, no? No, dicendo fammi le porte chiuse, che soluzione è? Perché le porte chiuse ad esempio butto lì una cosa assolutamente provocatoria, perché le porte chiuse impedirebbero che si accoltellano a Ponte Medio, o chiudono pure Ponte Medio, perché se possono accoltellare lo stesso, al posto dei Lucchetti ci hanno messo i coltelli a Serramanico, ci stanno attaccati, non giochiamo, no, e gli incidenti sono successi dentro lo stadio, che vuol dire porte chiuse? Erano le porte chiuse, i tifosi dell'altro hanno fatto tra l'altro una cosa, ho trovato molto bella, no? Sì, il corteo, ci stavano, se avessero voluto ammazzarsi si ammazzavano, no? Perché sì, sì. Che cosa impediva di se le cose succedono sempre fuori, a cosa serve non far andare gente allo stadio? Tanto la gente allo stadio ci andrebbe lo stesso, no? Perché si creerebbe poi il problema del maxi schermo e vediamolo tutti insieme, che cosa risolvi? Anzi, lo crei così un problema di ordine pubblico, non lo risolvi. Tu la partita la fai, se si farà, perché con tutti questi discorsi iettatori tu vedrai che la finale riguarderà altre squadre, non la Roma, ma la fai giocare e fai in modo che si giochi in modo che nessuna testa calda possa disturbare, ma che stiamo mentre scherzando? Qui i problemi si risolvono non facendo le cose. C'è il rischio che fanno la cementificazione intorno agli stadi, ma gli stadi non si fanno, no? Fate fare gli stadi e impedite di costruirci intorno a un quartiere, ad esempio, non si può fare, non può essere previsto, perché questo è il livello. Fosse passata quella legge avremmo buttato, perché la legge prevedeva che intorno agli stadi si dovevano fare delle nuove città, e io pensavo che bisognasse fare nelle città attuali degli stadi. Questo è il paese, se non si fanno, così si risolve il problema. D'accordo, questa è la miglior gestione, no? Mettere la testa sotto la sabbia, così praticamente. D'accordissimo con te su tutto. Stefano, io ti saluto. Noi ci ritroviamo lunedì mattina a partire dalle 9, ovviamente domani mattina ci sarà in rassegna Valentina Catoni, parlerete magari anche qualche cosa di campo per quel che riguarda un possibile schieramento, una possibile formazione in vista della trasferta di Torino. Noi ci risentiamo ovviamente con tutti quanti questo pomeriggio a partire dalle 14 insieme ad Augusto Ciardi e Federico Nisi. Ti auguro una buonissima giornata, un buonissimo weekend. Anche a te, anche a tutti. Un abbraccio, un bacio. Ciao.